Siamo già. Buonasera, benvenuti a tutti. Siamo arrivati al quinto appuntamento della seconda edizione della rassegna Cavalese Giallo e Noir, organizzato dal Comune di Cavalese, assessorato alla cultura, e dalla Biblioteca Comunale di Cavalese, con la direzione artistica di Paolo Roversi, che come di consueto è qui oggi con noi. Grazie, grazie, grazie. Siamo veramente onorati di avere con noi Margherita Oggero, una delle più note scrittrici italiane. Ha scritto tanti romanzi, ha scritto serie televisive e oggi ci presenta il suo ultimo libro, uscito pochi mesi fa per HarperCollins, Brava Gente. Ricordo solamente che domani pomeriggio in biblioteca ci sarà un breve corso di scrittura crime tenuto da Paolo Roversi, c'è ancora qualche posto, quindi se foste interessati domani mattina potete ancora iscrivervi in biblioteca. Ricordo infine che venerdì prossimo avremo sempre qui, se il tempo ce lo consente, l'ultimo appuntamento con Franco Forte, sempre condotto da Paolo Roversi. Ringraziamo i nostri partner principali, la libreria Pensieri Belli di Cavalese, come sempre presente qui con la vendita dei libri. Al termine dell'incontro naturalmente l'autrice sarà disponibile per l'autografo delle copie. Ringraziamo la PT Val di Fiemme e Cembra, che offre l'ospitalità agli autori. Tutti gli incontri sono trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook Cavalese Giallo e Noir, grazie ai ragazzi di Yeti Studio, Davide e Lucia, che si occupano della trasmissione e della registrazione. A breve tutti i video degli incontri di quest'anno saranno disponibili sul nostro canale YouTube. Abbiamo inoltre la collaborazione del bar Pasticceria Dolce Fiemme qui di fronte, che ha ideato uno speciale aperitivo giallo noir che potrete degustare al termine dell'incontro, così come in tutte le sere presso di loro. Inoltre lo chef del ristorante Le Raïs di Cavalese ha ideato uno speciale piatto in giallo, anche questo presente nel menù estivo del ristorante. Infine sono nostri sponsor la fioreria Brunel di Cavalese per gli omaggi floreali e alcune ditte del territorio per gli omaggi agli autori, la birra di Fiemme, il pastificio Felicetti e il caseificio sociale Val di Fiemme. Spero di non aver dimenticato niente e lascio la parola a Paolo Roversi e Margherita Oggero. Grazie, buona serata. Grazie. Buonasera a tutti, ormai avete imparato, finalmente la prima fila è quasi completa, mancano solo due posti, uno qui e uno là, però Orietta ne occuperà uno e manca un posto lì, se ci sarà un volontario, voi là vedete che c'è proprio la cassa che è in palla, se no lì ci sono ancora dei posti, così possiamo cominciare. Margherita, benvenuta. Grazie. Ecco, grazie signora, perfetto, abbiamo riempito tutta la prima fila, questo è sempre bello per noi autori avere la prima fila completa, perché dà quel senso di sentirsi a casa, no? Sì, è come a scuola che il primo banco non lo vuole mai nessuno, per ovvie ragioni. E cominciamo da qui allora, visto che ne hai parlato. A scuola tu hai insegnato per tantissimi anni, sì. Eri una prof severa? Non te l'ho mai chiesto. No, non credo. Intanto grazie di essere qua. Fa sempre piacere vedere un po' di pubblico, soprattutto in un posto così bello. Allora, come si fa a essere giudici di se stessi? Non lo so. Io credo di essere stata abbastanza esigente, però erano anche altri anni. Eri sabauda, eri proprio sabauda. No, non è che proprio sabauda, non esageriamo. E lui Torino, si sente? Beh, certo che si sente. Poi guarda cosa fanno i sabaudi con queste estetazioni. Ah, sì, è vero. Simili, quindi capisci che non è più come una volta. Ah, sì, no. Oh, mamma mia, ma è vero, una volta... Una roba così sarebbe stata in un romanzo di Fruttero e Lucentini, casomai, sì. Ma sicuramente non
con questa diffusione via social incredibile. Sì. So, veramente. Non si cresce mai. No. No, si resta adulti. Adulti dimezzati fino ai 50 anni, non lo so. Perché, ma vabbè, io non lo so, se forse qualche anno in più, vabbè, comunque. Sì, forse, dico, vabbè. Quindi non si sa se tu fossi stata, se tu sia stata una prof esigente o no. Comunque, ma dai. Non lo so, l'unica cosa che posso dire è che cercavo di non essere noiosa, nel senso che la noia è il peggior... la peggiore caratteristica di un insegnante, oltre a quella di non sapere che cosa insegna, ma vabbè, c'è anche quella. Che c'è. Però ci sono anche insegnanti che sono preparatissimi nella loro materia, però poi hanno il tono di voce o l'incapacità di metterci in mezzo qualche battuta un po' che trattenga l'attenzione. E allora diventano di quelle cose soporifere, per cui quello che fai non ha poi molto... Allora, se proprio devo parlare di scuola, riferisco un aneddoto che è quello che mi ha dato più soddisfazione nel corso dei miei 30 fischi anni, anche 40 forse, 39, di insegnamento. Il primo banco sempre libero, scuola superiore, triennio del superiore. A un certo momento dell'anno, cioè hanno già iniziato, arrivano due ragazzi molto amici tra loro, perché i genitori si erano spostati, perché la loro ditta si era spostata, e quindi avevano spostato la famiglia anche i ragazzi. Va bene. Allora, io sapevo benissimo i loro cognomi, li avevo imparati, però non riuscivo ad associarli perfettamente all'uno e all'altro. Per cui loro l'avevano capito benissimo e quindi insomma, era a metà già verso il 39esimo anno di insegnamento. No, no, non ancora, ero ancora lucida, prima che i neuroni andassero in dispersione. No, l'avevano capito, per cui finivano col disturbare tutto il tempo, nel senso di far cadere un libro, di far cadere qualcosa. E io alla decima volta dicevo, la smetta, perché gli davo del lei agli allievi, la smetta, e sbagliavo rigorosamente il cognome. Va bene. E loro sghignazzavano, avevano tutte le ragioni di sghignazzare. Per cui un giorno ho detto, no, posso passare proprio per la scema del villaggio, cerco un appiglio mnemonico per distinguerli. E allora ho detto, guarda, uno è biondo, proprio biondo, 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 e l'altro è castano scuro. Quello biondo ha il cognome che comincia per B, e quello castano scuro ha il cognome che comincia per C. Meraviglioso. Giorno dopo, questi rifanno la solita manfrina, però io... non dico i cognomi perché andiamo ancora a cena insieme. E loro si stupiscono da matti che non ne sbagliassi neanche una volta. Per cui alla fine della lezione vengono da me e mi dicono, prof, ieri pomeriggio ce lo dica, è stata Lourdes. No, no, non sono stata Lourdes. E allora come ho fatto? Da un giorno all'altro a... Ho detto, vabbè, l'appiglio mnemonico, eccetera, eccetera, eccetera. Ah, abbiamo capito, ah, va bene, va bene. Il giorno dopo sono arrivati a scuola tutti e due bruni, brunissimi, come ali di corvo. E mi hanno detto, adesso vediamo come la mette. Cioè, forse riuscivo, ecco, a instaurare un rapporto che non era di imbalsamazione, tutto lì. Ecco. Allora... Una cosa tecnica, siccome vedo che stanno facendo le giraffe, avete la facoltà di prendere le sedie e di mettervi qua, secondo me state più comodi, perché siccome c'è questa la cassa e vedo che non riescono a vedere, molti fanno così, se volete spostarvi con le sedie e mettervi qua lo potete fare, così non vi sporgete come state facendo. Invece tu hai detto la peggior caratteristica di un insegnante, invece qual è la peggior caratteristica di uno scrittore?
quello di indulgere troppo delle descrizioni, soprattutto quando sono inutili. Cioè, quel bel compiacimento, il dire guarda come sono bravo, no? No, è quando la descrizione va bene se aggiunge qualcosa, se non aggiunge niente è inutile farla. Non so, arrivò a casa stanca per aver camminato a lungo sulle scarpe col tacco 12. Vabbè, dopo però le fai prendere una storta, perché sennò è inutile che ci racconti che aveva il tacco 12. Allora, si sedette sul divano di pelle bianca, chi se ne frega? Che sia a meno che non la sporchi. Appunto, dopo gli devi rovesciare sopra il caffè, se no ci sono dettagli. E com'è quella cosa? Quella cosa che diceva, mi pare Stephen King, dice: se tu racconti che nella stanza ci ha appeso un fucile, prima o poi uno deve afferrare quel fucile e sparare, se no non raccontarlo, giusto? Certo, ma se a pagina 47 si accenna una pistola, poi quella pistola deve sparare, se esatto, no perfetto. Lascia perdere la pistola. Però non è sempre così nei nostri colleghi che scrivono. Io ho anche letto di uno che ha scritto il cadavere galleggiava un metro sott'acqua. Come fa a galleggiare un metro sott'acqua in una piscina? Non so, mettiamoci d'accordo. Senti, torniamo sempre al fatto, tu sei stata come Camilleri, hai aspettato la pensione per cominciare a scrivere, no? Quindi hai esordito tardi, che avevi insomma l'età della pensione. Come mai questa scelta? Perché prima, no, adesso non volevo di cosa volevo dire, già che non ti ricordavi i nomi dei, ma ci conosciamo da tanto. Sì. No, in realtà avevo scritto durante tutti gli anni precedenti, però erano robe proprio neanche da ghostwriter, perché non ho mai fatto la scrittrice fantasma. Però avevo scritto programmi radiofonici, questo sì, perché io all'inizio ho lavorato alla RAI. Come Camilleri, uguale. Radiofonici, non televisivi. Sì. Radiofonici. E poi ho scritto di quei testi infami, proprio, c'è un po' da vergognarci, ma me li pagavano bene. Poi non erano porno, non erano blasfemi. Che erano nati in Francia gli spettacoli di Son e Lumière, Suono e Luci. E poi in certi luoghi, con, non so, dei palazzi, non so, dei giardini monumentali, eccetera, avevano rifatto le cose di Suono e Luci, però che riguardasse quei monumenti, non so, al Priamar di Savona, ai giardini, al Palazzo Estense di Varese e così via. Bisognava scrivere questi testi, ma non c'erano ancora i computer, quindi era tutto un lavoro complicato di registrazione, poi di sincronizzazione dell'accensione delle luci, eccetera, che non mi riguardava perché io scrivevo solo i testi. Però una volta ho scritto un testo che poi, quando hanno fatto le musiche, eccetera, eccetera, era più corto di 2 minuti e qualcosa. Mi hanno detto allungalo, dico, non so più cosa dire. Porta. Era un testo che riguardava le nozze che erano avvenute in questo palazzo di Varese tra una delle figlie di Maria Teresa d'Austria, di Maria Teresa d'Austria e una duchessa d'Este. Avevo scritto di tutto possibile, immaginabile, non sapevo più cosa scrivere, e ci avevo anche messo dentro delle poesie del Parini, perché lui aveva scritto delle poesie encomiastiche per queste nozze. Allora, non sapendo più cosa mettere, perché ho aggiunto 2 poesie del Parini che ho scritto io. Io ho detto, vabbè, tanto non lo so, tra 200 ma... anni... che cosa importa? Insomma, cose così, ecco. E poi invece... dopo questa cosa scrivi La collega tatuata, sì, che è il tuo esordio narrativo. Come nasce? Beh, nasce dal mondo della scuola, immagino che sì. Tutto quel... avevi una collega tatuata, è una che odiavi, che a cui volevi... No. Raccontaci come nasce. Allora, avevo una collega che mi stava tranquillamente sull'anima,
Per ragioni assolute, alcune delle ragioni erano spregevoli da parte mia. Sembra così una donna, un madamin, ma Oggero, no, Erano spregevoli da parte mia, perché lei era alta, io tutta la vita che sognavo di essere alta, ma non sono cresciuta. Anch'io. Poi era biondissima, ma vera, non perché, sa, biondo ossigenato non è così difficile, lei era bionda vera. Lei era, c'aveva tanti cognomi, capito? Non uno solo. Era nobile, insomma. Era una nobile, eccetera, eccetera. C'aveva proprio... In più era pure stronza, quindi questo finiva. E allora ho deciso di ammazzarla, lei è quella morta nel primo libro. E ma hai cambiato il nome però, sì. Vabbè, insomma, qualche minima precauzione anche da scena, una la deve prendere, se no. Invece si è incavolata tantissimo la preside. Vabbè, pazienza, perché l'avevo chiamata, devo dire, con non molta gentilezza, ma dava buon peso. Ah, ma perché si è riconosciuta proprio? E beh... L'avevo detto che è terribile. No, poi insomma non c'era ancora il body shaming, si poteva essere ancora un po' più liberi. E a uno che è grasso dirgli che è grasso. Ma infatti no, che è diversamente magro. A proposito, scusa se ti interrompo, ma abbiamo un aneddoto io e Margherita a proposito di body shaming. Siamo andati, ma 15 anni fa, 12 anni fa a Belgrado, ospiti all'Istituto Italiano di Cultura. Allora arriviamo entrambi a fare il check-in e ci danno le chiavi. Ah, this is the key for the young body, the young boy, and this is the key for the old lady. Lei si è incazzata. Beh, era una old lady, ma, sì, ma però... pensalo solo, dai. Non dirlo proprio, subito. Allora, stai parlando della preside, sì. Buon peso. Sì. No, dicevi, quindi questo romanzo è nato dalle tue esperienze, ho detto, io voglio vendicarmi, cioè è la vendetta. Ero romanzo. Appena andato in pensione. Quindi basta, cosa mi potevano fare? Ma no, infatti. Dai. Beh, e questo, senti, ma come nasce questa cosa? Cioè tu hai proposto il libro, è piaciuto, la Mondadori te l'ha pubblicato e poi è stato subito la televisione, la Letizietto ha interpretato. Come è nato questo vortice? Come l'hai vissuta? Ma io ero completamente ignara delle procedure delle case editrici, perché avevo sempre lavorato anche scrivendo, ma in altro modo, non con le, certo, case editrici. Poi avevo un'amica che aveva qualche anno, anzi poteva essere mia madre, come età. Però avevamo tante cose in comune. Vabbè, e lei mi dice, ma perché non ti metti a scrivere? Dico, vabbè, provo. E ho scritto un pezzo di questo libro alla collega tatuata. E le ho detto, vabbè, fammi leggere il pezzo. Io le ho fatto leggere il pezzo e lei ha detto, ma sai che mi piace tanto. E ha combinato una cena. Ha combinato, questa è l'amicizia vera, ha combinato una cena in cui c'era altre persone, io e questa editor bravissima dell'Einaudi, che però non lavorava più all'Einaudi perché erano gli anni in cui l'Einaudi era andata in bancarotta praticamente, e quindi lei faceva l'editor indipendente, era l'editor di Calvino, per dire. Ne è? Capito, di Calvino ne è? Mica... No, era una, no, ma che era amica, ma, cioè voglio dire, ma il fattore C, il fattore C è sempre importante, cioè, senza di quello dove vai? Non ho mai vinto neanche come si dice, la bambolina nel fustino. Ma hai vinto il premio Dash. Bancarella però, ah, adesso quello, io due volte, ma quindi non lamentiamoci, vai. Vabbè, insomma. E allora io le ho detto che avevo scritto un pezzo, se, come dire, non pagandole il disturbo che è orribile, ma se potevo affidarmi alla sua professionalità, e poi lei mi avrebbe detto... Il microfono. Che... Sì, lei mi avrebbe detto, vabbè, e le ho detto, guardi, sono indecisa se
darmi all'uncinetto oppure scrivere. E lei si era ricordata questa cosa, mi ha detto vabbè me lo dia, ma non era molto, non so, non era molto affabile. Poi siamo diventate amiche. Ma ci credo, no, ma sai, ma quanta gente, uno che fa l'edero, dice no, un altro rompicoglioni, so, che vuole... lo so, ma l'ho imparato dopo. Dai, che ne so, vabbè. Comunque lei poi mi ha telefonato, mi ha detto io fossi in lei posporrei l'uncinetto, finirei il libro, anzi secondo me lo porta, lo leggo volentieri. Fatto. E dice adesso cosa fa? Dico ma lo spedisco alle case editrici, sempre quella che non sa niente. E dice ma no, lasci perdere. Lo mandi a un agente. Io telefono all'agente, dico che si occupi di questo libro e poi vediamo come va. Cosa che ho fatto. E poi dopo, non so, un paio di mesi, lei era una donna. Ha tramato? No, lei aveva già lavorato in casa editrice, sì, insomma, quindi sapeva dove muoversi. E l'ha proposto al gruppo GEMS, i quali mi hanno detto, sì sì, lo prendiamo. E hanno mandato una bozza di contratto. Allora io ho telefonato alla editor che mi aveva consigliato la Prassi. E lei mi ha detto, no, non è un libro per il gruppo GEMS, telefoni ad Agnese, si chiamava questa. Ah, l'incisa. E l'ha incisa, ecco, appunto, questa agente. Mi ha detto tutto. Vabbè. E dille che lo proponga Mondadori. Io ho telefonato ad Agnese Incisa, ho detto, guardi che Elena dice di proporlo a Mondadori. E lei ha avuto buon gioco, perché siccome avevamo da firmare l'altro contratto, certo, ha telefonato a Mondadori e ha detto ma abbiamo questo libro, abbiamo già il contratto, però non abbiamo ancora firmato. Soldi, certo, bravo, bravo, bravo. Se lo volete però sbrigatevi a leggerlo, perché se no dobbiamo firmare. E va bene, gli altri hanno offerto tre volte tanto. Capisci che, certo, uno dice ok, va bene, sì, grazie. Ci stavo pensando, ma sai che adesso sono più convinta. Sì, certo. E la televisione invece com'è stato? Dice, vabbè, il libro è uscito, è andato bene, arriva in televisione, però la scelta della Pivetti come protagonista, com'è vedere le proprie opere, tutto quello, cioè la collega che tu le vedevi reali e poi le vedi in televisione in un altro modo? Ma io penso che se cedi i diritti, cioè se rimpingui il conto in banca, esatto, poi lasci fare, sì, non ti immischi in tutte le scelte degli attori. Non che non mi piacessero, però non ho detto niente, cioè hanno fatto loro, erano loro che dovevano occuparsi del tutto. Quindi io non ho dato né consigli né suggerimenti né niente, anche perché ho capito che mentre il libro è un'opera individuale, un programma televisivo cinematografico è un'opera collettiva in cui anche l'ultimo, non so, dei guardarobisti ci mette la sua, perché dice no, aggiungiamogli questa sciarpetta. E anche quello può far del bene o del male alla cosa. Quindi silenzio, mi va tutto bene, siete tutti bravissimi, mi piace tantissimo tutto, qualche volta no, ma me lo tenevo per me, certo, minimo di prudenza. Ma in realtà e anche sì, di rispetto per del lavoro degli altri. No, effettivamente tu dici cedo i diritti, e questo me l'hanno detto in tanti, anche che sì, però poi me lo stravolgono, hanno cambiato tutto, ed era la storia gialla, non si capisce, la nonna quattro, e poi c'è sempre solo la storia d'amore, ma non nel tuo caso, è un discorso. Sì, lo so. Poi lo spostano, hanno anche spostato la città a un certo punto, hanno detto sì, spostiamo la città. Certo, perché a loro conveniva di più girarlo a Roma, perché e fare soltanto qualche esterno a Torino, sì, perché avevano tutta già una rete di come dire, di fornitori di luoghi, insomma. E poi ho detto, vabbè, però se magari fate anche qualche cosa di più a Torino, ecco, quello forse c'entrerebbe. E difatti l'hanno poi fatto, e così, va bene. Ma però che soddisfazione è quando ti arrivano e dicono, Margherita, però i libri sono più belli. Non importa niente. No, è un'altra cosa. Ma no, è un'altra cosa. Scusa, è un'altra cosa. Ci sono gli attori che ci mettono la loro fisicità, che ci mettono il loro modo di recitare. C'è il regista
che fa delle scelte non solo di inquadratura, ma proprio c'è il soggettista, non il soggettista, scusa, lo sceneggiatore, che è fondamentale, perché è una brutta sceneggiatura. Tu non hai partecipato a nessuno. No, io non so sceneggiare, quindi faccio quello che so. C'erano degli sceneggiatori che fanno solo quello, grazie. Grazie. Bene. Grazie. Allora, da Roma torniamo a Torino. Sì. Però torniamo a Torino in un posto che sembra Milano, perché si chiama Barriera de Milan. Che tra l'altro, io quando ho letto questo libro e l'ambientazione, mi ha ricordato Milano Criminale, perché il bandito dai denti di lupo, la banda Cavallero, è nata lì, certo, al quartiere Barriera di Milano. Ci racconti, sì, per chi non è così uso e che conosce Torino, com'è questo quartiere Barriera di Milano? Ma il quartiere di Barriera di Milano, intanto si chiama Barriera di Milano perché era dove c'era la dogana, o comunque il dazio, quando esistevano i dazi tra la città e il fuori città. Ed è sulla direttiva della strada che porta a Chivasso, a Vercelli, a Novara e finalmente Milano. A Milano. Ecco, quindi si chiama Barriera di Milano. È come Porta Genova da noi, no? Dici va a Genova, Porta Venezia. Che ti dici? No, a Venezia. No, si va a Venezia. Esatto. No, lì è un pochino più, come dire, assennato come, sì, cosa. Sì, era, sì, la barriera per chi arrivava dall'area est di Torino e quindi dall'area anche milanese. Insomma. Sei nata lì, in quel quartiere lì? No. No, io non sono nata lì, però ci ho vissuto da bambina, perché la casa dei miei era stata bombardata durante la guerra, quindi i miei dopo la fine della guerra erano rientrati a Torino, però Torino aveva il 41% delle abitazioni inagibili o distrutte, quindi avevano trovato semplicemente un magazzino in cui riparare i mobili che avevano prima portato nello sfollamento. E a rendere per me la vita un pochino più felice, mi avevano sistemata dai nonni che invece abitavano in Barriera di Milano, i nonni materni. Io ho avuto un'infanzia felicissima, al contrario di tutti gli scrittori che lamentano traumi infantili, eccetera, eccetera, madri che li pigliavano pugni nella pancia quando erano incinte o robe di questo tipo. Ho avuto un'infanzia, infatti mi chiedo perché poi mi sono messa a scrivere. Insomma, devi avere perlomeno... Ma perché ti piaceva fare l'uncinetto, l'hai già non detto. Non mi piaceva fare l'uncinetto. È quello, non è esatto, che... Esatto, era una questione. E non mi piaceva giocare a bridge. Ah, ok. Che piaceva tanto invece a mio marito. Abbiamo provato un po', poi poverino gli rovinavo proprio la fama. Sempre, Margherita, vai a scrivere. Fai pure tu, vai con chi credi, vai proprio con chi credi. No, no, ma insomma. Sì, no, ma torniamo alla barriera adesso. Allora, la barriera è la barriera, secondo anche Renzo Piano, mai rammendata di Torino. Quindi è la barriera che ha subito più immigrazioni, perché sono partite dall'Ottocento le immigrazioni, venivano si diceva una volta contado, c'era stato un problema di dogane sul riso, la Francia aveva aumentato enormemente le tariffe doganali sul riso coltivato nella pianura padana, e quindi molti contadini erano stati licenziati, perché le riserie, i padroni di risaia erano quasi tutti piccoli latifondisti, quindi poi avevano gli impiegati agricoli, come dire, gli operai agricoli a cui facevano dei contratti da un anno all'altro, da San Martino a San Martino. E poi se il loro prodotto veniva meno venduto, li sbattevano fuori. E quindi questi... dove si sono riversati? Quelli dell'area novarese più verso Milano, e quelli dal Vercelli, eccetera, eccetera, più verso Torino. Quindi è stata la prima emigrazione fine 800, anche lì non è che siano stati accolti proprio benissimo, perché l'aggettivo... È strano, perché a Torino tutti gli immigrati li avete sempre accolti a braccia aperte, certo, no? C'è proprio, certo, questa tradizione sbauda di accoglienza immigrati. Va bene.
Difatti li chiamavano i Pacu, che vuol dire, insomma, quelli un po' rozzi. Poi ci sono state altre immigrazioni, quelle dal Veneto, una parte, perché ancora negli anni 50 in Veneto si moriva di pellagra, era una delle regioni più povere d'Italia, che poi per fortuna ha avuto uno sviluppo economico grandissimo, però la prima immigrazione veneta è stata negli fine anni 20, una parte si è riversata verso le paludi pontine, insomma, c'è il libro di Pennacchi che racconta Canale Mussolini, e gli altri hanno proseguito per Milano, e poi gli altri sono venuti ancora a Torino. Anche lì, insomma, sono veneti, pazienza. Vabbè. Adesso c'è anche per i trentini, attenzione. No, i trentini non li abbiamo mai avuti. <Dai. ride> Se no, chissà dove li mettevo. Ma... No, poi c'è stata la seconda immigrazione veneta, però... quella dopo l'alluvione del Polesine. E poi c'è stata l'immigrazione dal centro-sud Italia. E gli immigrati che fossero dalla Calabria, della Sicilia, del Molise, quello che volete, erano tutti Napoli a Torino. Napoli. E poi c'era questa frase tremenda con la congiunzione, io ho insegnato sempre lettere, quindi sto un po' attenta alle parole, con la congiunzione ma avversativa, Alen Napoli male una brava persona, ma tremenda, cioè, proprio terribile. Vabbè, poi però erano anche gli anni in cui l'industria tirava, in cui l'economia italiana era in una grande espansione, per cui il lavoro è quello che ha permesso poi l'integrazione. E poi Barriera di Milano è diventata la sede, diciamo così, dell'immigrazione extracomunitaria, e lì è stato più difficile, ovviamente, è stato più difficile perché intanto l'economia tirava già molto meno, perché le differenze di abitudini, la difficoltà della lingua anche, ha inciso molto, e quindi è un quartiere in cui quelli che potevano se ne andavano. E quindi è un quartiere adesso, è il quartiere più difficile di Torino, è quello che tre volte alla settimana, se no, o due, eccetera, è agli onori al disonore, diciamo così, della cronaca, per le risse, perché per gli omicidi, perché quando arriva polizia o carabinieri piove di tutto sulle macchine, perché i carabinieri o la polizia sono spesso affrontati con i cocci di bottiglia o con cose del genere. E quindi io ho parlato di questo quartiere perché, per due motivi. Primo, perché ci sono affezionata, perché ci ho vissuto da bambina, e poi soprattutto perché ci ho insegnato per parecchi anni, quando non era ancora così, e cioè era già un quartiere abbastanza difficile, eccetera, eccetera, però un quartiere in cui mai nessun ragazzo, non so, ti ha coltellato, come è capitato in altre parti d'Italia, insomma, oppure ti ha sparato con proiettili a salve, d'accordo, con quelli di gomma, eccetera. Insomma, c'era un rapporto diverso, e allora ho voluto scrivere un libro su questi qua, come Biondillo che scrive i libri su Quarto Giaro. Infatti. Però Quarto Giaro piace solo a lui, a Biondillo. Lui cerca sempre di dire che sia bello, ma in realtà piace solo a lui Quarto Giaro. Comunque, vabbè, no, io ci sono stato a Barriera, c'è un birrificio lì, l'Edit, tra l'altro. Allora, il tuo è ambientato qui ed è un romanzo corale. Sì. Praticamente i protagonisti sono questa famiglia, padre camionista, madre casalinga e la figlia Debbie. Non è casalinga la madre, lavora in un patronato della CISL, della ASL, quelle robe così. Comunque sì, lavora in un patronato la madre, sì. Poco importa qual. E però mi sembra che la protagonista vera sia un po' Debbie, no? Tu ce l'hai un po', forse da quando insegnavi, il fatto di avere degli adolescenti come protagonisti. Come mai? Ah, perché l'adolescenza è l'età più difficile, secondo me, della vita. È quella in cui ti formi, è quella in cui la casualità può incidere tantissimo, perché
frequenti, chi frequenti qualche volta ha una capacità di, non dico soggiogarti, ma di attirarti, di fare in modo che tu non segua quelli che sono i precetti che magari ti danno i genitori o la scuola o l'oratorio o la palestra, eccetera. È un'età fragile e insieme molto soggetta a sbandamenti. E oggi secondo me lo ancora di più di una anche volta. Anche la ribellione, no? È anche l'età della ribellione, è l'età in cui contesti i genitori perché non ti sembrano mai adeguati a quello che tu vorresti che fossero. È l'età in cui covi pensieri cattivi nei confronti dei genitori, di cui poi se tutto va bene ti penti e se non va bene non ti penti. Vabbè. Poi questa Debbie tu la descrivi che smette di andare a scuola, fa un po' la babysitter, un po' la badante, e questi pensieri cattivi ce li ha. Ce la lasciamo giù, va bene? Dai, facciamo che così, che ci arrendiamo. Così, se no dopo c'è questo gioco che... Sì. E quindi questa Debbie, come ti è venuta? È una che conoscevi, è un'idea, una tua studentessa che ti stava sulle balle, era... No, perché Debbie io l'amo moltissimo nel libro, anche se racconto, Debbie all'inizio è una teppista, uno che va a buttare giù i sassi dai cavalcavia sulle macchine che passano sotto, è uno che scassa le vetrine, gli tira le pietre, rompe le vetrine, non ruba. Però fa delle azioni ampiamente riprovevoli, insomma. Ma poi dice che bisognerebbe ammazzarlo, una delle prime cose, ammazzarlo, cioè, quindi sì, non è... Sì, sì. E chi vorrebbe ammazzare? Vabbè, lasciamo perdere. Vabbè, ma quello non lo svegliamo. Il piacere della scoperta ve la Sì, dice la mamma, ma sai, secondo me sarebbe da ammazzare. La madre dice... La madre però anche lei un po', no, la madre è un po' svanita, però stranamente una donna che non ragiona secondo una logica razionale, ma ha invece una capacità intuitiva straordinaria, una capacità intuitiva sentimentale straordinaria, perché poi lei capisce le cose, ma le capisce in un modo completamente diverso dagli altri, ma ha ragione poi, certo. Vabbè, comunque, non diciamo chi vuole ammazzare. Ma come li costruisci questi personaggi? Cioè, tu pensi a un intreccio e poi dici, io voglio raccontare questa cosa, questa situazione, e poi ci costruisci intorno i personaggi, oppure tu sei partito da questa famiglia e hai detto che caratteristiche potrebbe avere il padre? Sono partita dal luogo. Dal luogo. Sono partita dal luogo, sono partita da probabili, possibili persone del luogo, e poi dalla famiglia intorno a cui tutto ruota, perché è un romanzo corale, però tutti gli altri personaggi sono o i coinquilini della casa in cui abita questa famiglia, o i compagni di lavoro del padre o della madre, o i compagni ex di scuola di Deborah. Ah, detta, ma hai guardato un posto al sole, da lì che sei... Certo, è chiaro, no? Ma, senti, poi... Io in realtà non me la ricordo, sono andato a vederlo su internet. Si parla di questa attrice che è Lana Turner che rientra, però io non... ci racconti di lei chi è? Perché io non l'ho guardato, ma non me la ricordavo, sinceramente. Perché hai qualche anno meno di me. Volevo dire quello, insomma. Vabbè. Allora, Torino, tanto per dire, è stata la città che aveva iniziato la cinematografia. Sì, infatti l'anno scorso abbiamo avuto qui Alice Basso, che lei ha scritto dei romanzi proprio su quello. Sì. E poi Mussolini ha capito l'enorme influenza e il potere propagandistico che potevano avere i film, e quindi ha creato Cinecittà. Però alcuni stabilimenti hanno continuato a lavorare. E nel 1953... gli stabilimenti della Fert, che era una delle grandi case produttrici, stava lavorando e stava, tra l'altro, facendo interpretare a un bellone di Hollywood, che era Lex Barker, che era il successore di Johnny Weissmuller nei film di Tarzan. Qui però bisogna avere una certa età per sapere queste cose. Qualcuno ha detto di sì o ha fatto finta di ricordare, poi non so se...
Allora, Johnny Weissmuller aveva fatto tutti i film di Tarzan, quindi si lanciava con le liane, poi insomma anche lui era invecchiato un po', non poteva più fare tutte queste prodezze, e quindi il suo successore è stato questo Lex Barker, 1,98 di altezza, un biondone bellissimo, vabbè, il quale si è sposato a Torino con Lana Turner, che era la grande diva di Hollywood dell'epoca. Siamo nel 1953. Allora, devo premettere una cosa. Io sono una grandissima cinefila, perché lo era mio nonno materno, il quale mi ha impartito un'educazione un pochino strana, nel senso che io ero affidata ai nonni. Mio padre viveva e lavorava, aveva ripreso a lavorare da un'altra parte e in qualche modo disapprovava tantissimo l'educazione che mi dava mio nonno, ma o mi tirava via di lì o stava buono. E io d'altra parte, per me mio nonno era come se fosse mio padre, e quindi mio nonno mi ha educata che al lunedì, al martedì, al mercoledì, al giovedì, al venerdì, 5 sere alla settimana, mi portava al cinema. Avevo 6, 7, 8, 9, 10 anni, 11, 12, 13. Poi sono rientrata in famiglia, molto più infelice. Cioè, però, ha letto dopo Carosello, no? No, ha letto dopo Carosello, no. No. Però la mia infanzia è stata veramente felice, anche perché mia nonna lavorava fuori casa e mio nonno pure, mio nonno lavorava alla Fiat e aveva questa passione già da prima per il cinema e portava me al cinema. Mia nonna, poveretta, aveva da fare i lavori di casa, da preparare il cibo per il giorno dopo, per la sera dopo, eccetera. Quindi non veniva al cinema, andavamo io e lui insieme, tutte le sere, alle 8:30. E una volta al cinema, ma questo forse lo ricordate, non si entrava solo a inizio spettacolo, si entrava quando si voleva, eravamo molto furbi e quindi vedevamo prima un giallo in cui capivamo poco niente perché era già alla fine, eccetera. Però poi stavamo ancora lì allo spettacolo successivo fino a che avveniva il raccordo. Però ci svegliava la mente questa roba qua, capisci che no, vai lì, vedi tutto dal principio alla fine. No. Bellissimo, era una meraviglia. E poi il cinema era l'unico vero grande divertimento collettivo, perché la televisione nasce nel 54, cioè comincia a diffondersi nel 54, ma ha un percorso di diffusione abbastanza lento. Il cinema invece era nel momento del massimo splendore, anche perché l'Italia, che non aveva mai conosciuto perlomeno per un ventennio i film hollywoodiani, perché erano vietati, cioè non erano importati, eccetera, finalmente vede questi film a colori, dai, una meraviglia, i cowboy, i western, John Wayne. Vede delle cose meravigliose. Ronald Reagan, cioè Lana Turner che ha avuto 7 mariti più, ivi compreso quello che ha sposato a Torino, e anche un certo numero di amanti. E poi è stata coinvolta in un processo clamoroso, quindi c'è un po' di giallo, un processo clamoroso, perché il suo amante per lungo tempo, inframmezzato ai matrimoni, ma insomma non importa, era la diva che guadagnava di più a Hollywood, quindi figurati, non poteva dirle niente, aveva questa relazione con uno che si chiamava Johnny Stompanato, pensate un po' di quale nazionalità poteva essere, italiano, mafioso, però al servizio della mafia ebraica, non della mafia italiana. Tutta una storia molto bella. Vabbè, tutto un prendi, lascia, picchiala, non picchiarla, eccetera. A un certo punto Lana Turner
poco prima delle nozze con l'ex Barker, sta lavorando a Londra in un film che si intitola Estasi d'amore, e Johnny Stompanato non resiste, va a Londra e va sul set, cioè chiede di assistere alle riprese. E poi a un certo punto questa estasi amorosa, Lana Turner e il suo partner sono un po' troppo vicini, lui si incavola, irrompe nella scena con una pistola in mano e minaccia il partner, che però, pur essendo giovane, era molto più, come dire, esperto di boxe di lui, gli tira un pugno, lo stende. Questo partner era Sean Connery, tanto per dire. James Bond, era Sean Connery, dai, tutto documentato naturalmente, va bene. Poi però Johnny, Lana e la figlia di Lana, figlia di uno dei suoi primi mariti, sono in questa grande villa hollywoodiana che lei aveva affittato perché sperava di vincere l'Oscar quell'anno, poi non l'ha vinto, vabbè. Sono in tre, a un certo punto sono solo più in due, Lana e la figlia. Johnny Stompanato giace trafitto da un po' di coltellate e quello che sgorga dalle ferite non è pomarola ma è sangue. Passano un po' di ore, perché Lana telefona alla madre, telefona al miglior avvocato di Hollywood, telefona al padre della figlia e imbastiscono una bella storia. E quindi poi c'è il processo in cui la figlia, che si chiamava Cheryl, dice sono io, l'ho ucciso io perché avevo visto che avevo un'arma in mano. Vabbè, l'arma era un appendiabiti, una gruccia da cui lui aveva tolto la giacca. Sembra una per pistola, però. Capirà? C'è una somiglianza nettissima tra le due cose, qualunque sia il portamantello. Vabbè. E invece Lana Turner dice no, l'ho ucciso io. Morale. La ragazza sta per compiere 14 anni ma non li ha ancora compiuti, quindi non è imputabile. La madre è lei o non è lei? La madre dice di essere lei, però la figlia dice che assolutamente no, sono stata io. Sono assolte tutte e due. Vi piacciono i gialli? Sì. Allora, una cosa simile è capitata in Italia. Oltre ogni ragionevole dubbio, vero? Oltre ogni ragionevole dubbio, esatto. Certo. I coniugi Bewabi, una coppia egiziana, ricchissima, viveva a Roma, grande appartamento, eccetera, eccetera. Una certa sera in questo appartamento sono in tre, la moglie, il marito e l'amante della moglie. Dopo un po' sono solo più due perché l'amante della moglie è stato accoppato. Però. Nel processo in Italia, lui dice che è stata lei e lei dice che è stato lui. Chi è che li difende? Un avvocato bravissimo. Taormina. No, molto più bravo, tant'è che poi è diventato presidente della Repubblica. Ah, Scalfaro? No, Leone. Ah, Leone. Leone. Tu non segui i crimini, dai. No, quelli hollywoodiani. In che anno è avvenuto? Sarà avvenuto negli anni 70. Eri troppo piccolo. Quindi niente, leggevi ancora Pinocchio. Sì. No, esatto, mi sa di sì. Vabbè, e allora questo crimine entra nel libro perché Deborah ha una fermata di autobus, di tram, trova uno di questi giornaletti gratuiti, pieni di pubblicità, in cui però si racconta a puntate questa storia. E questa storia, come capita nell'adolescenza, è quella che le cambia il modo di pensare. Ecco. Allora, Margherita, ci avviamo alla chiusura. Sì. Due domande così spot.
non è davvero tutta brava gente allora quella del titolo, cioè è una patina, cioè è sì, proprio sì, quell'ironia piemontese, no? Brava sì, gente, sì. Mm. Così, brava gente, brava sì, gente. No, solare, sai, la salutava, ragazza, sempre. Salutava sempre, salutava sempre, cioè, ma cioè, quelli lì. Perché secondo te il giallo, il crimine si presta così tanto a raccontare le storie? Cioè, quel fatto che ci sia un crimine è più facile poi entrare a raccontare le storie, secondo te? Beh, perché siamo affascinati dal crimine, dai! La vicenda di, che ne so, di una che poi si fa monaca, ma non è la monaca di Monza, è una che per tutta la vita prega solo Nostro Signore, la 40ª pagina dice va bene, grazie, se va bene così, a meno che sei proprio molto religioso, allora ok. Sa, invece uno che ha anche un po' di malvagità ci affascina, in qualche modo ci interessa, non è detto che ci affascini, però se non mentiamo a noi stessi capiamo anche che il crimine ha un suo fascino. Sì, sì. E quindi lo raccontiamo, lo andiamo a vedere, lo andiamo a sfrugugliare un pochino. Perché in fondo racconta chi siamo, no? Perché alla fine... Sì, non proprio tutti assassini. No, però per la storia del mondo da Caino e Abele, no? Certo, perché da Romolo e Remo. Pensi che Roma è nel mito? Da Romolo e Remo a Rosa e Olindo. Da Romolo e Remo, fratelli, che fondano una città, che si accoppano e la città prospera poi grazie a uno stupro di massa. Quindi voglio dire, Ratto delle Sabine, no? Quindi voglio dire, la storia non è che è proprio fatta tutta di santi sociali. Sì, no, il fatto che nessuno la studia e tutti ce la dimentichiamo è questo. Caino e Abele, appunto. Caino e Abele. L'ultima domanda, un po' proprio così curiosità mia anche da autore, ma com'è per una piemontese, torinese, quando hai pubblicato per Einaudi? Ma perché me l'avevano chiesto? Beh, ma adesso l'hai proprio buttata via. Ma no, non no, è buttata via. Frutterello Centini, di Calvino, cioè... Allora, cominciamo... Te l'ho servita bene? Ma tu me l'hai servita benissimo, però cominciamo col dire che Einaudi e Mondadori appartenevano alla stessa proprietà e continuano ad appartenere alla stessa proprietà. Sì. E quindi ti dicono, non è che vuoi scrivere, io ne ho scritti 4 per Einaudi, però non no, due. Io ho detto il primo, quando la prima volta che ti hai pubblicato con loro? E il primo era una cosa che per Mondadori non andava assolutamente bene, ero legato a un contratto. Allora era un ripiego, ma no, non aveva una collana in cui inserire una storia intitolata Così parlò il nano da giardino, che è un titolo un po' strano. Einaudi, sì. Pensa che mondo, la casa editrice di Einaudi aveva un titolo, e la Mondadori che pubblica gli youtuber, qualsiasi schifetto. Non aveva, no. Qualsiasi schifetto. No, pubblica anche i miei, per dire. Sì. Vabbè, e anche il secondo, che era, aspetta, come Il compito di un gatto di strada, che è la storia di un gatto, che però è il figlio del gatto di Alice del paese, no, di Alice, del libro di Alice del Paese delle Meraviglie, e quindi incontra E.T., incontra, insomma, tutti i personaggi. La fantascienza non la fanno da Einaudi e non da... Sì, certo, la fantascienza la fanno da Einaudi, sì. Grazie mille a Margherita Oggero, un bel applauso. Grazie a voi, grazie.